Eccoci ancora in studio, dicevamo notizie ma anche belle immagini perché siamo al 50° anniversario delle frecce tricolori, si parla dell'11 e 12 di settembre, una festa che come sempre avviene alla Aerobase di Rivolto. Noi ne parliamo con l'autore di un libro, Davide Cenciotti, che è in studio qui con noi. Il libro ve lo mostro subito, intanto grazie di essere venuto. Grazie a voi. Cenciotti, il libro ve lo mostro subito appena la regia lo può inquadrare, eccolo qua. Frecce tricolori, un volo lungo 50 anni e dunque io vorrei parlare subito con te del perché hai voluto scrivere questo libro o quantomeno hai voluto raccontare questa storia, che è una storia gloriosa e anche molto bella dal punto di vista delle immagini. Sì, assolutamente, si tratta di un volume che vuole celebrare questo importantissimo traguardo delle frecce tricolori, che festeggiano quest'anno la 50° stagione di esibizione, 50° stagione acrobatica. Un volume quindi che in qualche maniera ripercorresse la storia delle frecce tricolori dalle origini, che risalgono a prima di 50 anni fa, perché la pattuglia acrobatica nazionale eredita una lunga tradizione della 1930. Forza, esattamente, con i biplani, quindi siamo in un'epoca quasi romantica per quello che riguarda l'aviazione, ma che fornisse anche una serie di curiosità, di dettagli a tutti coloro che in qualche maniera si chiedono che cosa avviene dietro le quinte. Cioè l'esibizione delle frecce di colori sicuramente trova in quei 25 minuti di acrobazie la parte più entusiasmante, la parte in cui comunque il pathos del pubblico è a livello più alto, però che cosa avviene dietro? Dietro c'è una macchina. Ecco, stiamo vedendo proprio le immagini di quello che succede, ad esempio, all'interno della pattuglia nazionale acrobatica, cioè dove loro si preparano, come si muovono, dove vanno. E tu hai vissuto un'esperienza diretta, tu hai raccontato anche all'interno del libro che sei stata una giornata intera con loro. Hai volato con loro. Ho volato con che loro. Molti. Sì. Sì, vorrebbero essere al tuo posto. Esattamente, si tratta di un'esperienza che ho fatto nel 2006 per la redazione di un articolo, perché certo, mi occupo di questo, giornalista che scrive per le comunque riviste specializzate, in particolare per quella dell'aeronautica militare. Ho avuto la possibilità di stare una giornata intera con il personale del 313° gruppo acrobatico, addestramento acrobatico delle frecce tricolori, e quindi è un po' nata da lì l'idea in qualche maniera era di trasferire i segreti della pattuglia che ho potuto percepire vivendo la pattuglia appunto dall'interno. Ho capito sostanzialmente che si tratta di persone che, come recitava uno slogan dell'aeronautica militare per l'arruolamento di qualche anno fa, si tratta di persone normali che fanno un lavoro speciale, però si tratta di persone assolutamente di un gruppo molto incline al nuovo arrivato, a farti sentire a casa. Ecco, qual è lo spirito del gruppo che hai percepito? C'è qualcosa di molto, io credo, un filo molto particolare che lega queste persone, che non è solo la passione per le acrobazie. Assolutamente, per loro sono innanzitutto, a differenza di tutti gli altri reparti dell'aeronautica militare, loro sono una formazione che vola sempre tutti insieme, nel senso che solitamente i reparti dell'aeronautica volano in formazione di 2-4 velivoli a seconda dei casi, mentre le frecce tricolori innanzitutto sono abituati a volare in coro, cioè a volare tutti insieme, si tratta di 10 velivoli, e quindi già questa è una particolarità. Quindi deve esistere un particolare affiatamento tra tutti i membri dentro e fuori tutte le ore, anche quando si dorme. Esattamente, infatti deve quasi instaurarsi un rapporto di fraterna amicizia, perché comunque questo permette anche di capire in volo, dal comportamento di un collega, da una minima vibrazione, qual è l'evolversi della manovra che le frecce dei colori stanno eseguendo in quel momento. Non a caso penso che è una cosa che, per esempio, talvolta il pubblico dei non appassionati competenti sanno, la selezione di un nuovo pilota della pattuglia acrobatica nazionale non si basa soltanto sugli skill di pilotaggio, cioè non si va a valutare se un pilota è capace o è molto bravo, perché quello si dà quasi per scontato. Beh, nel senso che certo, i piloti che arrivano nella pattuglia acrobatica nazionale hanno comunque alle spalle un background di 10 anni di volo, 10 anni in forza armata, quindi parliamo di qualcosa tra le 850 e le 1000 ore di volo su velivoli a getto come questi, su della linea aerotattica, cioè dei reparti caccia intercetto bombardieri. Quindi sono tutti molto bravi a pilotare. Quello che si valuta è la loro capacità di fare squadra, di fare gruppo, che appunto, secondo me, ecco, il segreto appunto della pattuglia acrobatica nazionale. Ecco, tu parli del gruppo. Purtroppo il gruppo a volte
come ricordo a Rammstein nel 28 agosto dell'88, mi sembra, del 1988. Sì, esattamente. Ecco, forse possiamo anche vedere le immagini. A Rammstein fu uno dei più gravi incidenti aerei, credo, che coinvolse la pattuglia acrobatica. Allora mi sembra che volassero su gli MB-339. Sì, è lo stesso velivolo che viene utilizzato oggi. Sì, c'è stata una piccola variazione, è stato aggiornato. Ecco, ci fu il contatto tra due o tre aerei. Sì, tre aerei furono coinvolti e purtroppo uno dei velivoli andò a finire sulla folla. Sì, stiamo vedendo proprio le immagini in questo momento. Sì, questo è un ricordo brutto, purtroppo, di questo affiatamento che per solo una frazione di secondo forse è venuto meno. Credo che questa sia stata la causa. Diciamo che sicuramente l'incidente di Rammstein rappresenta comunque l'episodio più doloroso, o quantomeno uno dei più dolorosi. Ecco, questo è l'aereo che finisce della storia delle frecce tricolori, un episodio dal quale comunque le frecce tricolori hanno saputo riprendere la propria attività. Io ricordo che ci furono molte critiche all'epoca, però comunque Diciamo si accese un dibattito sulla necessità o meno di mantenere una pattuglia acrobatica nazionale all'interno dell'aeronautica militare. Però fu anche un episodio dal quale, dopo essersi appunto interrogati su questa opportunità, le frecce tricolori seppero ripartire. Ci sono state ovviamente delle variazioni in quello che è anche la tipologia di programma che viene presentato dalle frecce tricolori, sono state adottate delle misure di sicurezza addizionali. Ecco, sono cambiate i sistemi di sicurezza, diciamo. Esattamente, per ovviamente garantire la sicurezza non soltanto dei velivoli stessi della pattuglia, ma della gente sotto, perché è sempre uno show, per esempio. Quello che ci sarà è l'11 e 12 settembre, ricordiamo. Esattamente, si festeggia quindi questo importantissimo compleanno, diciamo, 50 anni di vita. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, David, ti do del tu, perché a questo punto ho scoperto anche delle altre. Io credevo che tu fossi solo uno scrittore, invece so che sei un giornalista, da quello che hai raccontato. Allora, siamo colleghi. Allora, parliamo di questi apparecchi. Ci sono stati vecchi modelli tipo il G91 che forse rappresentavano un po' più la poesia, no? della freccia tricolore e comunque nell'immaginario collettivo rispetto agli airmacchi. Ecco, com'è cambiata un po' e che cosa hai percepito? Hai percepito qualcosa? Sì, diciamo che ovviamente l'introduzione di un velivolo da addestramento come quello che viene utilizzato dall'inizio degli anni 80 fino a oggi, che è appunto l'MB-339, ha comportato delle facilitazioni anche nell'addestramento dei nuovi piloti, perché la differenza sostanziale tra il G91, che è il predecessore, e l'MB-339 che viene utilizzato attualmente è che uno è monoposto, il G91, mentre l'MB-339 è un velivolo biposto. Quindi anche per l'addestramento ovviamente si è facilitati potendo volare dal posto di dietro. Si tratta di un addestratore, non è un velivolo da caccia, non è un bombardiere, è un velivolo che quindi viene utilizzato e quindi i piloti già conoscono solitamente, perché i piloti che diventano poi piloti della linea aerotattica dell'aeronautica militare hanno svolto nella maggior parte dei casi l'addestramento su questo tipo di velivolo, perché essendo un addestratore viene utilizzato dalle scuole di volo dell'aeronautica militare. Quindi è un velivolo per certi versi più permissivo, però ha comunque delle prestazioni di assoluto riguardo e delle peculiarità che lo rendono unico anche nel panorama dei velivoli a getto. Tanto per fare un esempio, un primato che hanno le frecce tricolori è quello lo ottengono grazie all'utilizzo dell'MB-339, questo velivolo è l'unico velivolo a getto a poter realizzare una manovra che si chiama Lomkovac, che è una rotazione successiva sui tre assi del velivolo che permette, che è l'unico l'MB-339 è l'unico velivolo a poter comunque completare assolutamente in sicurezza. Grazie a Davide Cenciotti. Grazie, naturalmente vi faccio vedere nuovamente, se lo possiamo inquadrare dalla regia, questo libro magnifico che hai curato, Frecce tricolori, un volo lungo 50 anni. In bocca al lupo a te, in bocca al lupo ancora alle nostre gloriose frecce tricolori. E noi, ringraziandoti ancora, passiamo ad un altro tema.